Adesso parliamo proprio di caffè verde, uno dei prodotti, primi prodotti che abbiamo fatto insieme. Il primo prodotto che abbiamo fatto insieme. Allora, innanzitutto andiamo a capire che cosa fa caffè verde per noi. Il caffè verde è in realtà il caffè che noi naturalmente assumiamo quotidianamente, ma non tostato. Il caffè verde in realtà è come il caffè che beviamo quotidianamente e ha una caratteristica particolare, che la mancanza di tostatura evita che una sostanza molto importante contenuta nel caffè verde diventa caffeina. Il famoso acido clorogenico. La concentrazione è altissima di acido clorogenico. Di solito nel mercato, sul mercato degli integratori, non si ha mai una concentrazione così alta. Allora, quando è bravissima. Quando si serra, quando si blocca il nostro fegato, che cosa fa l'insulina? L'insulina aumenta la capacità del nostro organismo di mettere grassi. Di depositare grassi. Tutto quello zucchero che sta in giro del vostro sangue, che cosa succede? L'insulina dice, il fegato dice, guarda, io non voglio sapere niente, e l'insulina comincia a depositare lo zucchero, qualunque cosa che trova nel sangue come grasso, giusto o sbagliato? Giustissimo, tra l'altro l'insulina è proprio la causa della nostra capacità di depositare i grassi nei siti di deposito, negli adipociti, quindi se riusciamo a stabilizzare l'insulina riusciamo a non accumulare grassi, anzi l'acido clorogenico addirittura ci impedisce un po', riesce ad impedire l'assorbimento degli zuccheri, di conseguenza stabilizza la glicemia e va ad intaccare anche i grassi depositati. Quindi ritorniamo qui, perché penso sempre, sì. Secondo me sempre sul fegato stiamo parlando, ok? Perché il fegato è quello che regolarizza il deposito e il metabolismo dei grassi. Sì, tra l'altro quando noi riusciamo a far lavorare meglio il fegato, quando gli impediamo di bloccarsi, di saturarsi, perché il fegato in realtà è un nostro filtro. Se il filtro è libero, l'energia vitale dell'organismo aumenta, infatti molti che assumono il caffè verde per periodi un po' più lunghi mi dicono sempre, mi sento molto più attivo. Ho ricevuto delle telefonate per esempio di pazienti, di clienti che mi hanno detto, diceva, io posso continuare a prendere il caffè verde anche se sono dimagrita o dimagrito, perché comunque mi sento meglio. Allora, io voglio riattaccare su questo discorso, perché molti di voi dite, perché i vostri integratori riescono a dare più risultati degli altri? Perché in pratica quello che stiamo provando di fare con il caffè verde è permettere il tuo organismo a lavorare al meglio. Per renderlo molto semplice, molto pratica, quando c'è troppo insulina in giro nel vostro sangue, che cosa succede? Agisce su, diciamo, il famoso funzionamento del vostro fegato. Il vostro fegato è quello che dice all'insulina, guarda, sai che ti dico, io mi chiudo. Insulina, vai, qualunque caloria che trovi nel mio sangue, depositalo come grasso. Ma dall'altra parte, se io riesco a mantenere la mia glicemia abbastanza costante durante l'arco della giornata, permette il fegato di rimanere attivo, funzionante, attivo, e lui aiuta a scendere i grassi come fonte energetica anziché lo zucchero, giusto? Sì, in realtà chiunque di noi può vedere quando il fegato si chiude. Come? Se noi facciamo per esempio un pranzo ricco di carboidrati, ricco di zuccheri, con un piatto di pasta, riso eccetera, l'effetto che abbiamo dopo è una sonnolenza. Grande che è dovuta sonnolenza. Sia al fatto che viene richiamato sangue a livello dell'apparato digerente, quindi un po' di sangue manca a livello cerebrale, ma più che altro il fegato comunque inizia a lavorare parecchio per digerire questi zuccheri, viene richiamata molta insulina e c'è una sensazione di sonnolenza. Invece un pasto più leggero, un pasto proteico, un po' più proteico, dopo questo pasto si è molto più attivi, si è molto più capaci di affrontare un lavoro di concentrazione. E non solo, non c'è il picco glicemico, famoso picco glicemico, poi il fisico dice devo abbassare la glicemia, devo abbassare tutto quanto, insulina la abbassa troppo e tu fai palla di ping pong, ping 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 ping, e vai da energia a sonnolenza, esatto, energia a sonnolenza. Ma la cosa più importante, lascia il fegato a funzionare come Dio comanda e di conseguenza inibisce il deposito di grassi, in particolar modo dappertutto ma anche sulla pancia, e bruciare i grassi esistenti come energia.
per esempio che il caffè verde agisce un forte antiossidante, quindi il caffè verde è ricco di sostanze come le metilxantine che hanno un'azione eccezionale per combattere i radicali liberi, quindi ci aiutano a difenderci dallo stress ossidativo dei radicali liberi. Una delle azioni fondamentali di queste xantine è quella di proteggere le nostre parti più delicate, per esempio gli occhi. Gli occhi sono protetti dalle xantine, tant'è vero che ci sono degli studi che hanno proprio utilizzato queste xantine naturali per proteggere dalle maculopatie, dai processi degenerativi a livello oculare nelle persone anziane. Poi affronteremo anche altre sostanze, anche altri principi attivi che contengono queste xantine. Anche l'acido ialuronico aiuta i nostri occhi, perché comunque abbiamo una grandissima quantità di acido ialuronico per l'occhio, per mantenere, diciamo, proprio la viscosità, idratazione. La giusta idratazione del bulbo oculare, sì.